Ci sarà ovviamente anche Arezzo TV a questa edizione straordinaria di Foto Antiquaria in programma per domenica 29 aprile. Noi faremo uno speciale dedicato a questa manifestazione, ma intanto sentiamo quali saranno allora le novità di questa edizione straordinaria. L'usato digitale, molto importante, ogni 6 mesi praticamente cambiano modello, per cui i rivenditori si trovano delle macchine perfette, nuove, da sballare a metà prezzo, questo è il grande vantaggio. E poi ci saranno anche, come ho detto, stampe fotografiche, anche questa di una certa levatura, libri fotografici e anche le cartoline, perché anche la cartolina è una... è un pezzo di storia, insomma, la cartolina ci racconta tante cose, perché la cartolina è una cosa viva, difficilmente il collezionista ha la cartolina nuova. La cartolina è importante quando c'è la scritta, il timbro, perché vuol dire che è una cosa vissuta. Invitiamo anche l'amministrazione a darci una mano, perché questi ragazzi sono volenterosi, ma alla fine i fondi scarseggiano, quindi non vorremmo che domani questa manifestazione avesse problemi per essere mantenuta, ecco, quindi per noi è un patrimonio importante, siamo sempre vicini, Confesercenti è vicina a loro, ma come vicina alla città per poterne dare un'immagine sempre migliore, e questa è un'occasione particolare, la fotografia si porta in giro, si vede la città e quindi è un bel biglietto da visita per tutta la nostra città. Ecco, tante anche le collaterali di questa edizione straordinaria. Partiamo dalla mostra fotografica dedicata a Ponte Buriano, dalla storia al restauro, a comunque le immagini sempre bellissime di questa. Il degrado soprattutto il degrado, perché io la questa è una mostra denuncia, appunto, perché voglio denunciare il degrado in cui si trova questo ponte, quindi che va finita, va restaurato e poi limitato al traffico pesante, quindi ecco. Invece per quanto riguarda la foto antiquaria, diciamo, visto che le macchine fotografiche cominciano a essere un po'... Allora io ho detto, svoltiamo verso quelle altre macchine. E qui c'è il Beppe Marconi che ha la macchina vecchia. Io avevo sbagliato, ho detto 1928, 1924. E quindi lui con quella macchina lì, quando volendo, poteva fare anche quanto... poteva andare a 30, 40, quanto? No, può andare massimo 40 all'ora, perché non hai freni di davanti. Le strade che ci sono oggi potrebbe viaggiare. Assolutamente sì, anche se le ruote di legno, quindi non ha problemi. 177 B Peugeot del 1924, Charrette Normande. È una macchina che ho restaurato completamente, sarà una chicchina, vedrete. Ma quanto, possiamo dire quante ne ha, quante ne colleziona? Ma io invece di investire in banca ho investito in auto d'epoca, perché così almeno mi godo le mie macchine e il valore rimane sempre. Invece venendo alle auto, insomma, di oggi e se, volendo anche del futuro, perché si parla di eco, no? Eco motori, ecco, Stefano Rossi sarà a questa edizione straordinaria. Sì, è un piacere collaborare con l'organizzazione, riportare la macchina con cui ho partecipato all'Africa Eco Race lo scorso anno e che dopo questa fiera la rimetteremo in officina per prepararla per il prossimo anno. Quindi è pronta e è una soddisfazione essere in Piazza Grande nella mia città e rappresentare lo sport che amo. Ecco, una cosa che io ho imparato degli ecomotori, non si sente il rombo, e anche in questo caso anche per voi. È una piccola eccezione, l'eco di questa gara fa parte che il rispetto dell'ambiente durante la manifestazione e gli aiuti che portano alle nazioni traversate dalla gara. Di ecologico c'è qualche mezzo ecologico, il mio purtroppo non lo è, il rombo lo fa e lo sentiremo domenica.